cassato. Vediamo. Ecco. Quest'aula ci è costata quasi 300.000 euro, è bella, ma da ogni tanto qualche piccolo problema con i microfoni. Allora, signore e signori, non di poco conto è la emozione che suscita in me la presenza di tanti amici affettuosi e pazienti. Avrei voluto avere tra noi anche la compagna della mia vita, la donna che ha sempre scandito e scandisce con me i ritmi di una comune esistenza affettiva e professionale. Ma i propositi del Signore non vanno per nessuno, e i propositi del Signore, spesso incomprensibili, sono intangibili. Ma veniamo al volume che la amabilità di alcuni audaci mi hanno voluto dedicare. La pubblicazione di un libro ad honorem ha sempre il significato di un bilancio consultivo che si compie nel foro intimo dei ricordi di chi ne è destinatario. Un voltare lo sguardo indietro per cogliere ciò che è stato compiuto e ciò che avrebbe dovuto essere fatto, per individuare gli obiettivi raggiunti e gli errori commessi. La strada che percorre l'interprete della normativa sulla tutela giuridica della proprietà letteraria ed artistica non è una strada agevole. Per affrontarla, diceva Tullio Ascarelli, bisogna essere un po' incoscienti, ma pur nell'incoscienza questa strada ha prodotto risultati di alto rango, dovuti al valore di una larga schiera di giuristi del tempo passato. Mi piace tra i tanti ricordarne tre. Augusto Fragola, fondatore dell'Istituto Giuridico dello Spettacolo e della Informazione. Giuseppe Attolico, avvocato eccelso che in ogni manifestazione del suo operare dispensava i tratti di una innata aristocrazia. Mario Fabiani, direttore per decenni della rivista Il Diritto d'Autore ed espertissimo consulente della SIAE. A loro deve andare la nostra riconoscenza. Veniamo al presente. Gli autori del volume ben hanno fatto, sotto la direzione dell'editore Ciampi, nell'intitolarlo Attualità del diritto d'autore. Malgrado siano passati oltre 70 anni dallo storico aprile del 1941, la normativa italiana sul diritto d'autore è ancora idonea, così come i suoi artefici l'avevano concepita, ad adattarsi alle nuove tecnologie della creazione e della comunicazione. Purtroppo la speranza che in molti avevamo riposto nella funzione dell'Unione Europea sta andando in parte disattesa. Il delicato compito demandato all'Unione di uniformare le normative degli Stati aderenti e di aggiungerne altre alla luce delle nuove tecnologie corre il rischio di minare i fondamenti che hanno ispirato tutta la storia
della tutela degli autori, così come l'Italia e altri paesi di tradizione umanistica la avevano costruita. I burocrati dell'Unione Europea, spesso sospinti dalla pressione di lobby ben individuabili, tendono a privilegiare i criteri del copyright anglosassone, trasformando il concetto dell'opera dell'ingegno in un mero prodotto commerciale. Questa opera, che a partire da una intuizione di Immanuel Kant è stata considerata un colloquio intimo che l'autore intesse con un pubblico a lui ignoto, proiettando i valori della propria anima pensante, tende ad essere considerato un semplice oggetto di scambio remuneratorio, una mercanzia che va liberandosi dal legame ideale che dovrebbe invece inscindibilmente tenerla addita alla personalità dell'autore. Si va forse prospettando all'orizzonte il pericolo di una nuova disciplina, quella del pubblico dominio pagante. Se così sarà, l'opera uscita dal grembo dell'autore diverrà di tutti. Come avviene con le macchine a gettone, essa potrà essere acquisita da fruitori ad un prezzo calmierato, che non sarà l'autore a fissare, ma che egli dovrà sopportare. Una svolta epocale che ci troveremo a subire con una vulnerazione di quello stimolo a creare che ha sempre spinto gli autori a procacciare all'umanità nuova cultura. Si disperderà così un patrimonio di concetti e di convenzioni che i giuristi e filosofi illuminati hanno nel tempo creato e alimentato, seguendo i sentieri del pensiero della tradizione giudaico-cristiana. Ai giovani studiosi rivolgo una esortazione: non lasciate che l'impegno profuso da chi ci ha preceduto naufraghi nel mare della stolidità. Opponetevi a che la libertà delle scelte relazionali, che all'autore è stata sempre riconosciuta come cardine della sua protezione, si trasformi nell'oggetto di una espropriazione forzata. Al presidente Ragonesi, che ha esteso la prefazione del volume, al professore Enrico del Prato e agli altri illustri relatori della riunione di oggi, a voi presenti che avete avuto l'amabilità di sottrarre tempo prezioso alle vostre occupazioni per essere qui riuniti, va il mio sentito ringraziamento. Ai coautori del libro esprimo i sensi della mia gratitudine. Non meritavo e non merito la considerazione che avete voluto accordarmi. Vi ricorderò tutti, uno ad uno, finché Dio mi darà la capacità e la forza di ricordarvi. Grazie. La seduta è